Buongiorno a tutte e a tutti. Abbiamo bisogno ancora di qualche minuto prima di iniziare il webinar, quindi vi chiediamo di pazientare ancora un attimo. Grazie mille e fra un po' iniziamo.
Buongiorno. Io mi presento, sono Maurizio Cabra, Speranci Lombardia, seguo i progetti speciali e i progetti PNRR. Il webinar di oggi, a cui propongo di entrare subito nella sua operatività, ha due obiettivi. Il primo, nella prima parte del webinar, attraverso gli interventi istituzionali, illustriamo una dimensione importante di un accordo che ANCI Lombardia ha preso appunto con la Ragioneria Generale dello Stato nelle competenze del MEF e del Ministero dell'Interno. La sintetizzo così: a differenza di molte cose importanti che si stanno facendo a livello nazionale, a livello regionale, questa è una specificità, entra subito nel merito dell'accordo tra l'Associazione dei Comuni e un ente ministeriale che, a partire da alcune funzioni strategiche, mi viene in mente Regis, ma più in generale tutti i quesiti che i comuni hanno, trovano in un decentramento territoriale lo Stato. E quindi nella prima parte affronteremo insieme al presidente di ANCI Lombardia, Mauro Guerra, Michele Vitale, che è il direttore generale di questa direzione, e a Tommaso Lucia, che è il dirigente e coordinatore, un'illustrazione di questo tema. Noi questo progetto come ANCI Lombardia l'abbiamo fatto a partire da un'esperienza concreta dei borghi con Fondazione Carico. E con Fondazione Carico abbiamo costruito un'alleanza preziosa, importante, che ci ha dato appunto la possibilità di mettere in campo una squadra di lavoro. E quindi la prima parte è le spiegazioni, che sono, come dire, di contenuto e non retoriche, dell'importanza di questo accordo. Nella seconda parte invece entriamo nel dettaglio: che cosa faremo, che cosa facciamo, scusate, e che cosa faremo, che cosa abbiamo fatto noi come ANCI Lombardia insieme a Fondazione Carico, e che cosa sta facendo la direzione per arrivare a dire quali sono i punti di contatto comuni. Chiuderà poi questo incontro il segretario Redaelli, appunto perché questa attività è anche un'attività di alcune ANCI regionali del nord, quindi anche questa importanza. Quindi smetto di parlare nel dare innanzitutto la parola al presidente Guerra e poi, secondo il programma che vi abbiamo mandato, ecco solo questo: abbiamo avuto iscritti circa 309 comuni, e adesso partecipano in 229, quindi abbiamo 229 comuni collegati. A lei, presidente. Grazie, io sarò molto, molto breve, perché è un incontro di lavoro e che deve proseguire nell'attività di sostegno, di accompagnamento ai comuni che sono impegnati in una fase straordinaria di progettazione, di attuazione di investimenti come non se ne vedevano nel nostro paese da decenni. Io devo innanzitutto ringraziare chi è venuto a trovarci oggi nella nostra sede di ANCI Lombardia, il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato, Michele Vitale, con i suoi accompagnatori, il direttore generale della Fondazione Cariplo, Sergio Urbani, e dare conto del perché si presenta ci presentiamo in questa formazione, insomma, perché siamo all'incrocio di due attività, entrambe rivolte al sostegno del lavoro dei comuni in questo periodo così impegnativo e complicato, che da un lato hanno visto ANCI collaborare, costruire un'esperienza, un progetto con il terzo settore, con Fondazione Cariplo, il progetto dei centri di competenza, cioè per mettere a disposizione dei comuni competenze e professionalità delle quali non sempre dispongono, per poter utilizzare al meglio, interpretare al meglio i procedimenti e le occasioni di finanziamento che vengono dal PNRR prima di tutto, ma in questa fase che vengono anche da altre fonti. E dopodiché abbiamo incrociato, e sono lieto e grato di questa opportunità, il lavoro che contemporaneamente naturalmente veniva svolto a livello dello Stato, del Ministero Economia e Finanze e della Ragioneria, in particolare della Ragioneria Generale dello Stato e della Ragioneria Territoriale dello Stato, che ha sede qui a Milano e che copre tutta l'area del Nord-Ovest, che ha messo in campo uno sforzo straordinario di competenze, di attenzione, di modalità
per sostenere i comuni anche se in questa fase. Allora abbiamo immaginato di mettere a frutto tutte e due queste esperienze, di portare dentro la relazione con la Ragioneria Territoriale dello Stato i centri di competenza che hanno già iniziato a lavorare, che abbiamo costituito e costruito con la Fondazione Cariplo, e di portarli verso il canale quanto mai opportuno e unitario che Ragioneria Territoriale dello Stato ha costruito. Dico quanto mai opportuno perché unitario, prima di tutto perché uno dei problemi che abbiamo riscontrato e che i comuni hanno riscontrato in questi mesi è stato quello di una pluralità di bandi importanti che sono arrivati quasi in contemporanea nei comuni stessi, con modalità di accesso anche molto diversificate a seconda dei singoli ministeri che le hanno messe in campo, e poi con una procedura non sempre semplicissima. Per cui è stato molto importante incrociare il fatto che si metta a disposizione dei comuni un canale unico di riferimento, quello della Ragioneria Territoriale dello Stato, che si fa carico delle difficoltà, dei problemi procedimentali e li rappresenta nella relazione diretta naturalmente con la Ragioneria Generale e col MEF, ma anche per le relazioni che riguardano e che interessano poi i rapporti con gli altri ministeri titolari dei diversi bandi. Abbiamo già avuto prove e dimostrazioni nelle scorse settimane di quanto in molti comuni ci hanno dato atto di quanto questo canale abbia funzionato e stia funzionando e sia in grado di dare risposte sicure e in tempi rapidi e ragionevoli ai problemi che i comuni incontrano. Per questo noi abbiamo immaginato di far confluire un po' il lavoro dei nostri centri di competenza dentro questa modalità e in questo canale, in modo da avere l'autorevole supporto della Ragioneria Generale dello Stato e quindi dare ai comuni più certezze e più prontezza nella risposta ai problemi che incontrano. Io non la faccio più lunga, solo un auspicio, insomma, che la logica che ha portato a questa esperienza da parte della Ragioneria, cioè quella di costruire canali unitari e rapidi ed efficienti di relazione con i comuni, sia in qualche modo non soltanto una pratica che è utilissima in questa fase del tutto straordinaria, ma sia anche un po' un lascito che noi consegniamo anche al di là dell'esperienza immediata che stiamo vivendo, per dare ai comuni il senso che c'è un'unitarietà dell'attività complessiva della pubblica amministrazione e che si può fare in modo efficiente, efficace e sincronizzato. Io mi fermo qui e ritorno la parola a Maurizio Capo. Grazie Presidente Guerra. Nel dare la parola a Dottor Michele Vitale, che è il Direttore Generale della Direzione Generale Nord-Ovest della Ragioneria Territoriale dello Stato, annoto solo che, perché in mezzo una battuta che noi diciamo, stiamo morendo di webinar e di questionari, quindi sappiamo che ce ne sono molti. Quindi avere oggi 308 comuni collegati per noi comunque già un buon risultato, che quantomeno siamo riusciti a mandare questo segnale. Darò quindi adesso la parola al dottor Tommaso Michele Vitale della Ragioneria Generale dello Stato. Grazie. Grazie a tutti e benvenuti e buona giornata. Allora, il Presidente ha illustrato molto bene le modalità con le quali ci siamo incrociati e abbiamo cercato di mettere a fattor comune le esperienze che ognuno di noi può portare all'interno di questo progetto. Siccome vorremmo entrare un po' più nella fase operativa, il mio sarà un'introduzione abbastanza veloce. Ragioneria Territoriale dello Stato, che cos'è, da dove arriva, chi sono? La Ragioneria Territoriale dello Stato è un'articolazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in particolar modo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le territoriali sono diffuse su tutto il territorio nazionale e su tutte le province italiane e
E da circa un anno e mezzo a questa parte, queste province, c'è stata una riorganizzazione per cui si sono create delle direzioni generali che coprono delle macro aree. La macro area alla quale io sono stato chiamato, a cui sono stato chiamato a dirigere, è la macro area del nord-ovest, che comprende Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia. Nasce questa esigenza di costituire le macro aree, nasce questa esigenza di andare incontro ai territori da parte della Ragioneria Generale, nasce proprio sulla esigenza espressa dal PNR. E allora abbiamo fatto una fase di rodaggio e oggi siamo qui, per come dire, darvi indicazione su cosa facciamo e su perché esistiamo in questa fase del PNR. Se possiamo un attimo proiettare solo una slide, che è quella con la mappa, così giusto per dare un'indicazione, ma mentre aspettiamo che venga proiettata ve la racconto. L'area del nord-ovest, del territorio, eccola qua, questa è la mappa, comprende, come dicevo, queste quattro regioni. E se noi andiamo ad analizzare i dati che ci vengono forniti, notiamo che almeno il 33, per non dire di più, il 33% dei progetti PNR è distribuito su queste quattro regioni. Per cui siamo veramente l'area che più è interessata al PNR. Che cosa ci è stato chiesto di fare? Noi siamo suddivisi in due grandi settori. Il primo settore è quello dell'audit e il secondo settore è quello del monitoraggio e controllo. L'audit entrerà in gioco in una fase successiva, quando i progetti PNR saranno entrati, diciamo, saranno nella fase conclusiva, saranno nella fase della rendicontazione, saranno nella fase della verifica. In questa prima fase, che è la fase del monitoraggio e controllo, invece noi entriamo in gioco come sostegno alle attività dei comuni, ma non solo dei comuni, gli enti pubblici e privati che hanno presentato progetti PNR. Adesso vado un po' a memoria, credo che i progetti PNR presentati su questa macro area siano 11.000, dico bene, o 18.000, aiutatemi voi. Sono 11.000 progetti presentati su questa macro area, e all'interno di questi 11.000 progetti c'è una spaccatura, una prima spaccatura che riguarda nidi, piccole opere e borghi. Per il momento noi ci stiamo concentrando su queste tre prime attività. Perché? Perché abbiamo delle scadenze urgenti, imminenti, la necessità di presentare e di dare l'avvio ai lavori su queste opere. Dopodiché, avendo collaudato già il sistema, ci occuperemo anche della rigenerazione urbana e di tutti gli altri che sono i progetti PNR che conoscete meglio di noi. Che cosa facciamo concretamente? Poi ve lo spiegheranno i miei colleghi, però la sostanza è questa, ve lo sintetizzo con un dato. Da quando siamo partiti abbiamo ricevuto 1.300 richieste, l'ultima slide, quella dei dati, così facciamo vedere. Da quando siamo partiti, e per dire quando siamo partiti, 15 giorni fa, 20 giorni fa, da quando abbiamo iniziato a incontrare i comuni, probabilmente qualcuno di voi ha già partecipato agli incontri che abbiamo fatto settimana scorsa con tutti i comuni del nord-ovest. Ecco, da quando siamo partiti abbiamo ricevuto 3.399 con l'esattezza, richieste. Di queste 3.999, 1.334 erano richieste di profilazione su Regis, che è la difficoltà prima che si è incrociata, la necessità di andare ad accedere alla piattaforma. Sembra una banalità, ma la stragrande maggioranza dei comuni aveva questa difficoltà, la difficoltà di accedere a Regis e di profilarsi su Regis. Quindi da quando siamo partiti, ripeto, circa, lì c'è pure la data da quando abbiamo iniziato, dal 3 gennaio ad oggi, al 20 gennaio, in 17 giorni, abbiamo profilato 900 comuni circa,
gli altri credo che stiano arrivando in queste ore, con un tempo di evasione delle pratiche di 2 giorni. Quindi i comuni, qui la dico in questo modo, che fino a qualche tempo fa avevano difficoltà di profilazione, oggi hanno una risposta in tempo immediato sulla profilazione. Questi tempi di risposta ci auguriamo di poterli replicare anche per tutte le altre esigenze che nasceranno dai comuni. Cosa intendo dire? Capire l'appalto integrato, se posso farlo, non posso farlo, capire se il finanziamento deve essere inserito in un certo capitolo del bilancio piuttosto che in un altro capitolo del bilancio. Allora, alcune risposte saremo in grado di darvele in tempi rapidi come questi, altre ci vorrà un po' più tempo. La cosa certa è che riusciremo a darvi delle risposte. Perché? Perché il nostro rapporto con il servizio centrale PNR è diretto e perché il nostro rapporto con le autorità, con i ministeri titolari del progetto è diretto. Quindi, ahimè per noi, spero un piacere per voi, faremo un po' da collettore in questo percorso. Chiudo dicendo che ci siamo resi conto che da soli non andavamo da nessuna parte, avevamo bisogno di un interlocutore qualificato con i comuni e da qui è nato questo rapporto con ANCI che si diffonderà su tutto il territorio nazionale, perché dal servizio centrale del PNR ci è stato caldamente sollecitato il rapporto con ANCI affinché il rapporto con i comuni sia abbia un interlocutore e un mediatore storico e anche qualificato come lo è ANCI. Grazie. Grazie direttore. Do la parola a Tommaso Lucia che è il dirigente coordinatore di queste attività illustrate nei numeri, nei contenuti generali di cui si vede appunto il suo passato direttore nel rapporto con gli enti locali e quindi questo benvenga in questo rapporto. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno a anche i 199 comuni che sono in collegamento, che ringrazio per la loro presenza. Alcuni, come diceva il direttore Vitale che mi ha preceduto, li abbiamo già incontrati nelle settimane scorse quando abbiamo fatto provincia per provincia dei collegamenti da remoto con i comuni, invitandoli tutti quanti. Che aggiungere a quello che ha detto il direttore, che può dare ancora meglio un quadro di quello che stiamo facendo. Innanzitutto il ruolo a cui noi siamo chiamati. Il direttore ha descritto l'area a cui noi siamo interessati, che è quella del nord-ovest, Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta, un'area che ha oltre 3.600 comuni, un'area praticamente che ha oltre 30.000 progetti di PNRR. In questo momento ne stiamo attenzionando 3 in particolare, ma piano piano arriveranno tutti quanti alla nostra attenzione. Il ruolo della ragioneria. La ragioneria, come voi sapete, la ragioneria territoriale dello Stato nascono per effettuare dei controlli. In questo caso qua, come potete vedere dalla slide, noi più che controlli, che arriveranno dopo, fra qualche anno, noi svolgiamo un'attività di supporto, di accompagnamento, di diciamo, si può lasciar passare il termine, di fluidificazione in qualche maniera o di oliazione degli ingranaggi istituzionali, soprattutto delle amministrazioni centrali che voi conoscete in particolare attraverso il Ministero dell'Interno, ma anche tutti gli altri ministeri che sono interessati, dal Ministero per i beni culturali alle sovrintendenze varie, ai beni paesaggistici, alle autorizzazioni ambientali e così via. Noi svolgiamo un'attività di accompagnamento e di monitoraggio di quello che succede. Quindi noi non siamo dei controllori in questa fase particolare, ma siamo praticamente dei vostri, diciamo, consulenti in qualche maniera e un ufficio incaricato praticamente di avere contezza di quello che sta succedendo, quindi di redigere il controllo, di portare avanti il controllo di gestione del PNRR. Per fare questo, rispetto praticamente a una realtà come quella del nord-ovest, quindi le 4 regioni convenzionate con un numero di comuni pari al 30%, con un numero di progetti pari al 35% di tutto diciamo, il budget nazionale, c'era bisogno di dotarsi di una struttura adeguata. Noi la struttura l'abbiamo immaginata, ogni direzione generale si è organizzata
pare che il nostro sistema stia piacendo e sia soprattutto quello più funzionale. Noi abbiamo immaginato che presso ogni ragioneria territoriale, noi siamo presenti in Lombardia, abbiamo 6 sedi con 6 dirigenti, abbiamo la ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, quella di Varese, quella diciamo alpina di Como, Lecco, Sondrio, quella di Bergamo, Brescia, quella di Pavia, Cremona, di Pavia, Lodi e quella di Mantova, Cremona. Ognuna di queste ragionerie c'è la presenza di un dirigente, che da me è coordinato, un collega però in ogni caso, e un gruppo di lavoro. Un gruppo di lavoro che è collegato con la direzione generale di Milano. Un'unica casella di posta elettronica che poi vi verrà illustrata. Quindi, volendo, voi avete 2 riferimenti sul territorio per poter operare. Avete il dirigente della ragioneria e avete l'ANCI. Se riuscite a coinvolgerli entrambi per qualunque tipo di problematica, dalla profilazione al quesito in parte diciamo più complesso, stamattina siamo stati in un importante teatro milanese e ci hanno sottoposto la questione dei partenariati pubblici privati che meriteranno una trattazione particolare, sempre questa è una problematica nuova che adesso dovremmo studiare sia noi che a Roma. Ecco, se voi interessate sia praticamente la direzione provinciale sia la ragioneria territoriale dello Stato nostra con il dirigente e il suo gruppo di lavoro che sicuramente vi hanno già contattato, altrimenti praticamente lo faranno a breve, sia attraverso l'ANCI regionale, noi abbiamo l'obbligo di darvi delle risposte. Queste risposte sono di 2 tipi. Risposte che noi possiamo darvi perché sono casi che ci sono proposti, oppure casi di cui noi abbiamo una delega per potervi rispondere in tempi ragionevolmente brevi. Quesiti molto più complessi a cui abbiamo già l'accordo con l'ANCI che li studieremo insieme, sottoporremo eventualmente, nella definizione a cui arriveremo, li sottoporremo praticamente ai nostri uffici romani, con l'impegno di rispondere in tempi abbastanza certi. Insieme quindi a questi dirigenti, che per il Nord-Ovest sono 12, per la Lombardia sono 6, abbiamo praticamente dei colleghi, dei funzionari preparati, che hanno fatto formazione, che sono in grado praticamente di seguire, ma che sono sempre coordinati da Milano. Ne abbiamo circa 88 funzionari, a breve diventeranno qualcuno in più appena i prossimi disposti e capaci di entrare in linea lo faranno. Non ho altro da aggiungere, poi se ci sono delle domande magari entriamo più nello specifico. Darei la parola al dottor Cabras. Grazie mille. Per chiudere questa parte di saluti istituzionali, appunto darei la sua parola a Sergio Urbani della Fondazione Caripo, perché è il soggetto con il quale noi appunto di ANCI Lombardia stiamo costruendo questo metodo di lavoro di cui parlava anche prima il Presidente Guerra. Prego Sergio. Grazie Presidente, grazie al dottor Cabras che conosco penso da 20 anni. No, perché ognuno ha le sue disgrazie. Sì, no, a me fa piacere dire che sono 20 anni che collaboro con ANCI Lombardia e che ho trovato essere un'associazione che è di grandissimo contenuto, non solo un'associazione che rappresenta, ma anche un'associazione che ragiona, dà servizi e aiuta gli associati in modo molto articolato e molto concreto. Fondazione Cariplo, credo la conosciate, è un soggetto privato di interesse pubblico. Noi di mestiere eroghiamo contributi impegnandoci in attività filantropiche. Quando abbiamo visto il PNRR ci è sembrato quasi un regalo, no? Perché abbiamo analizzato quella Bibbia che era uscita a luglio, insomma, non mi ricordo esattamente il mese, e l'80% della nostra attività intersecava diciamo i temi del PNRR e il PNRR bene o male per 2/3 riguardava la nostra attività, insomma un po' tutto tranne l'alta velocità, se mi consentite, perché appunto dall'edilizia universitaria alla riqualificazione territoriale, la riqualificazione green diciamo degli immobili, le case della comunità, i borghi, no, dove. E quindi ci è sembrato importantissimo coordinare molto la nostra attività con questo programma e lì è nato subito anche una riflessione sul come, perché
noi facciamo dei bandi, diamo dei contributi, ma ovviamente questo non andava bene, no? Perché appunto arrivano i bandi con una programmazione autonoma, no? E anche qualche volta difficile un po' da prevedere, da intercettare in modo efficace con un'azione poi progettuale che faccia sponda. Però ci è sembrato abbastanza chiaro, lavorando molto con i comuni, noi siamo dedicati al terzo settore e agli enti pubblici, quindi lì si esaurisce il campo dei nostri possibili beneficiari e della nostra attività. Quindi con i comuni lavoriamo molto, però abbiamo visto dei comuni che tagli su tagli su tagli su tagli, perché questi sono gli ultimi 20 anni, sono stati un po' indeboliti, no? Nella capacità di essere progettuali, che è sempre stata una caratteristica del paese, e che quindi si trovavano all'improvviso con una piena del Nilo, che è un dono, diciamo così, però che va incanalata, va gestita, va diciamo messa a frutto, altrimenti è un'alluvione, non è un aiuto. E questo quindi ci è sembrato un tema da affrontare con l'assistenza tecnica, sostanzialmente. L'assistenza tecnica, che in questo caso è ancora più delicata, perché non è solo progettuale, ma appunto, come è stato detto, è un nuovo modo di lavorare. È un modo che poi pretende di gestire dei processi e pretende anche una valutazione e una rendicontazione. Quindi non sono quattrini italiani che vanno su progetti italiani, ma sono quattrini dell'Unione Europea che, a stato avanzamento lavori e a riscontro dei risultati, diventeranno dei dati acquisiti, altrimenti saranno fonti potenzialmente anche di problemi. E quindi in tutto questo è venuto naturale unire le forze con ANCI, no? E poi, anche se la platea si allarga, ovviamente qua servono fronti i più estesi possibili, quindi io non vi dico come, perché poi c'è il mio bravissimo collega Andrea Rebaglio che entra nel merito. Siamo veramente felici della partenza di questa iniziativa, e pensiamo che potrà portare a progetti interessanti, ma anche lascerà come eredità un modo di lavorare e forse anche delle integrazioni, diciamo, alle strutture, che credo che siano un lascito veramente, veramente importante, quindi da impostare molto bene. Grazie. Grazie, dottor Urbani. Passiamo alla seconda parte, in cui affiniamo ancora di più la lettura di ciò che stiamo facendo, e soprattutto nella parte finale di quali sono i punti di contatto e le sinergie che ci diamo come obiettivo. Io nell'illustrare intanto il gruppo di lavoro, perché anche questo è importante, noi nel giro ci siamo resi attivi con Fondazione a fine novembre, e quindi considerando anche il periodo di Natale, di queste festività, siamo riusciti a mettere in campo subito un gruppo che coordiniamo, il sottoscritto per ANCI Lombardia, in particolar modo il dottor Andrea Rebaglio per la Fondazione Cariplo, per cui vi chiedo se è possibile passare, ok? Grazie. Alla slide successiva. Ecco, come coordinatori. Poi abbiamo costruito una segreteria di progetto in cui l'architetto Ronchi e l'architetto Labò stanno partecipando attivamente, uno sportello delle persone che quotidianamente interagiscono con i comuni, e poi una task force di esperti che aiuterà noi come ANCI Lombardia rispetto ai comuni. Di che cosa stiamo parlando nello specifico? Questo è un punto di partenza, ma lo diceva prima la Ragioneria dello Stato, sicuramente questo lavoro può essere ulteriormente ampliato ed articolato. Noi ci stiamo muovendo su 5 misure. Abbiamo scelto con Fondazione di scegliere delle priorità per poi rimodularle e riguardarle, quindi a partire dalle attività dei borghi, la linea A e la linea B, perché era un'attività dalla quale un po' nasce questa esperienza, per poi passare nella misura della transizione ecologica alle green community. Su, per quanto riguarda invece l'edilizia scolastica, in questo momento siamo concentrati sugli asili nido. Sulla rigenerazione urbana abbiamo deciso di attivarci sui comuni sopra la prima misura, sopra i 30.000 abitanti, e l'ultima misura che abbiamo preso in esame è quella delle aree interne. Quindi noi attualmente siamo concentrati all'interno di 298 comuni, e questi che in questi mesi abbiamo, con i quali stiamo entrando in un rapporto diretto, 3 comunità montane e un parco, per trattare complessivamente 349 domande. Queste misure, perché questo è un metodo che ci siamo dati dentro ANCI Lombardia, ma anche con la Fondazione, è di monitorare i processi non alla fine, ma durante il processo stesso, e quindi iniziare a costruire pian piano che le cose succedono, una georeferenziazione di quali sono i comuni, considerando anche quelli delle province piemontesi, e pian piano iniziare ad articolare su questo monitoraggio anche alcune informazioni. Quindi lo staff tecnico non fa solo da call center per rispondere alla domanda, ma pian piano inizia a costruire una banca dati che noi ogni 15 giorni, come vedremo più avanti, poi raccordiamo anche con la Fondazione Calcolo dentro la cabina di regia.
All'interno di ciascuna misura ci siamo preoccupati di fare tre operazioni che stiamo restituendo a questi comuni. Uno, le scadenze. Di volta in volta che sappiamo quali le scadenze, succede spesso questa cosa che poi si modificano, caro comune, sappi che è stata modificata questa data, questo tema. L'altro tema che mettiamo, le ultime novità. Oggi la dottoressa Sandi ce ne porterà alcune altre, però sappiamo che vengono pubblicati dei vademecum, sappiamo che vengono pubblicate delle linee guida, quindi ci è sembrato opportuno a noi, per ciascuna di queste misure, per quei comuni che conosciamo, informarli di volta in volta di tutte queste informazioni. Per non confonderci, perché le cose sono veramente tante, abbiamo preferito farlo per sezione, per cui ogni misura il comune sa e troverà nel sito che vi facciamo vedere dopo dove è convocato, chi sono gli altri comuni che partecipano, quali sono le scadenze, quali sono le ultime novità e soprattutto quali sono poi i siti di riferimento, perché noi quello che possiamo fare è indirizzarli, noi non abbiamo nessun potere, in realtà il potere che noi acquisiamo oggi è di poter avere una relazione più forte col MEF e quindi poter avere risposte più rapide, più veloci, e quindi quello che noi abbiamo poi fatto è questo qua, quindi ogni comune sa dove è nella linea, è mappato e viene categorizzato. Sapendo di questo accordo con la Fondazione Carbo, ci eravamo già mossi dal mese di agosto, quindi abbiamo scritto a tutti questi comuni dicendo: sentite, sappiamo che ci sono molte criticità, per cortesia iniziate a dircele. Quindi abbiamo sollecitato i comuni categorizzandole, cioè posso andare in quella prima, grazie. Se sono criticità di ordine amministrativo, di ambito sulla progettazione, sulle partnership, sulle gare, gli appalti, sull'ambito della rendicontazione e il DNSH, perché ci serviva questa precosa? Per andare a costruire anche la task force, sapere chi erano le persone che servivano in ANCI Lombardia per poi aiutare i comuni, avevano bisogno di partire dalle esigenze reali dei comuni, quindi diteci quali sono le vostre esigenze. Quando questa cosa si è innescata all'inizio, prima di questo tavolo, prima dell'attività di oggi, noi abbiamo iniziato anche a fare un ulteriore lavoro. Ogni volta che un comune ci scrive, perché non parliamo al telefono, è importante che le cose siano scritte, ogni volta che un comune ci scrive noi proviamo con le competenze che abbiamo acquisito a capire se sono criticità di ordine strutturale o criticità semplice, se la domanda è fondamentalmente dovuta dalla stanchezza di un ufficio tecnico che oltre all'ordinario, allo straordinario, deve seguire anche il PNRR, magari qualche cosa se l'è persa, allora lo rimandiamo direttamente a un quesito semplice, proviamo subito a rispondere noi. Quando invece un quesito è complesso, lo trattiamo con i nostri esperti e da oggi, la cosa importante, è che lo trattiamo direttamente con voi. In realtà questa cosa l'abbiamo già iniziata a fare la settimana scorsa, stiamo già lavorando insieme, però adesso il problema importante un po' è questo. Che cosa è successo a noi oggi? Quindi da una settimana stiamo lavorando. Noi oggi abbiamo trattato 97 quesiti, quindi ci sono stati scritti 97 quesiti, 32 li abbiamo raccolti dai forum, quindi i webinar ogni tanto servono. Non ultimo quello di oggi, noi chiediamo a chi sta partecipando per cortesia di usare la chat e di iniziare a presentarsi e dirci quali sono, se sta funzionando il webinar di oggi, ma se ha avuto qualche problema nei collegamenti precedenti o se c'è qualunque quesito che voi ci ponete oggi, va benissimo. Eventualmente, anzi sicuramente, noi poi ve lo chiediamo di riorientarlo dentro questo metodo, in modo che la domanda non sia casuale. Quindi noi oggi abbiamo trattato 97 quesiti, in parte già con voi della ragioneria, e ci piace, come dire, mapparli, capire se vengono fuori dalle mail o dai forum, perché ogni tanto i webinar servono anche, e su questo vorrei arrivare nella parte finale, anche a formare e a informare. Cioè io credo che noi dobbiamo trovare delle modalità operative per, mentre diamo un'informazione, formiamo le persone e facciamo venire fuori i problemi. I comuni sono portatori anche di risposte. Se gli uffici tecnici alcune volte vengono giustamente, come dire, messi in grado, sono anche capaci di generare risposte che poi vanno bene per tutti. Quindi l'operazione del webinar per noi del confronto è proprio davvero un confronto tecnico. Quindi questa è la situazione. Come funzioniamo noi? Come funziona il nostro, che è praticamente molto simile a quello che ha proposto la ragioneria. Noi abbiamo uno sportello, quindi con persone che quotidianamente rispondono oggi su quelle cinque linee. In realtà non è vero neanche questo, noi stiamo raccogliendo anche le altre domande, perché inizia a costruire una scatola di ulteriori quesiti oltre quello di cui vi state occupando con Fondazione, poi vedremo con Fondazione come perfezionare il modello. Abbiamo una task force che adesso vi presento, delle persone che partecipano, e poi scusate sopra, no, grazie ancora.
Ecco, poi abbiamo dei laboratori, noi pensiamo che alcuni quesiti importanti, nella prospettiva che dicevano un po' tutti i relatori iniziali, possono diventare anche occasione per riflettere più in generale di che cosa stia funzionando e di che cosa non stia funzionando. Quindi usare, come dire, tutte le misure puntuali del PNRR anche per fare una riflessione più generale. E due temi anche noi prenderemo delle persone, uno è su Regis, perché sappiamo che, come diceva appunto il direttore, è una delle principali criticità, quindi affiniamo ancora di più questo, e l'altro è anche sul DNSH. E per cui questo è un altro elemento su cui stiamo lavorando molto. Una piccola notazione su questo, col presidente Guerra abbiamo da un anno, se non ricordo male, ma anzi forse qualcosa di più, con gli ordini professionali stiamo cercando di costruire dei rapporti strutturati. Quindi con gli ordini degli ingegneri, con gli ordini degli architetti, dei geometri, iniziare a capire sulla base della sussidiarietà orizzontale, considerati che gli ordini sono usciti dal Presidente della Repubblica, capire che si può fare qualcosa in più oltre ai corsi di formazione. E quali sono le alleanze che possiamo costruire? Su questo, con gli architetti abbiamo appunto iniziato a lavorare su delle long list, in modo che quando i comuni hanno bisogno di qualcosa, proviamo ad aiutarli anche in questa direzione. La prossima, lo sportello, come dicevamo prima, adesso ha 5 unità di lavoro, però questo ormai è un'organizzazione del nostro interno. Ecco, l'obiettivo che ci siamo dati anche con la ragioneria dello Stato è questo, darci 24 ore e per adesso un po' ce la stiamo facendo. Noi abbiamo avuto un'onda d'urto importante venerdì, siamo passati dalle prime 50 a 90, per cui appena il Comune ha iniziato a capire che questa cosa serve, ci hanno... E poi c'era il fine settimana, per cui portate, se non riusciamo più a spendere 24 ore, perché non ce la facciamo sempre. Però in 24 ore dobbiamo per forza dare delle risposte quando sono semplici, anche perché i comuni devono rispondere poi a loro volta ai ministeri. Quindi il tempo è anche condizionato dagli input iniziali. 72 ore invece le quesiti più complessi, quindi dove servono un'ulteriore riflessione. La cosa importante è che anche se non sappiamo la risposta, rispondiamo che non la sappiamo. Mettiamo in grado il comune di essere in grado di sapere che cosa possiamo fare con lui. Quindi quando siamo in ritardo noi scriveremo che anche attraverso questa relazione non sempre riusciamo ad arrivare. Gli esperti che noi abbiamo preso sono 18, lavorando sui due profili. Alcune volte abbiamo dei profili alti, ma intanto questi profili alti, ad esempio il fine settimana qualcuno tende ad andare a riposarsi, allora abbiamo chiesto che se per caso una risposta serve anche il fine settimana, che ci dia un junior. Quindi abbiamo chiesto agli esperti di avere sempre la presenza, in modo che in qualche modo possiamo sempre rispondere ai comuni. Stiamo coprendo questi campi, l'edilizia, l'urbanistica, perché quelle misure che vi abbiamo fatto vedere hanno sicuramente a che fare con l'edilizia urbanistica, con gli aspetti sociali, soprattutto il bando sulle aree interne, sulla procedura amministrativa, e questo è un tema molto importante, sulla progettazione partecipata, integrata, perché ad esempio i borghi continuano a chiedere anche nell'attuazione questa competenza, sugli accordi di partenariato pubblico-privato, sugli enti procedimenti ambientali. Faccio un esempio, spesso capita che i comuni hanno presentato un progetto e adesso devono risolvere rapidamente alcuni endoprocedimenti, non solo le belle arti, non solo il Ministero delle Belle Arti, ma anche alcune questioni ambientali, gli aspetti economico-finanziari e la cultura, perché questo è uno dei progetti strutturali. Chi sono le persone con cui oggi noi abbiamo avviato attraverso delle gare, delle procedure, le nostre competenze sull'edilizia, l'avvocato Bazzani e Massimiliano Romagnoli, che sono due tecnici che lavorano da tempo con ANCI, sull'urbanistica Fabrizio Tolini, sulle procedure amministrative la Sara Giampaoli, Paolo Sabbioni e Francesco Severini sul partenariato pubblico-privato, sugli enti procedimenti la Gibelli e Alessandro Oliveri, sugli aspetti economico-finanziari il professor Ezio Miceli, Paolo Cottino di Capaciti sugli aspetti della partecipazione e Francesca Bertoglio sulla dimensione della cultura. Questi sono alcuni nomi che noi pian piano stiamo incrementando anche in base a quello che ci chiederanno i comuni, per cui se un tema diventa particolarmente importante amplieremo quella cosa, se viceversa non è così lo lasceremo adesso, però abbiamo esperti di questo livello. I laboratori, l'abbiamo già detto, se non la faccio troppo lunga, sulla rendicontazione appunto adesso stiamo affinando proprio con rapporto con gli ordini professionali quali sono le figure che possono aiutare noi, possono aiutare i comuni, ma anche questa esperienza sul tema del DNSH e del Regi. Io andrei, ecco, questa cosa secondo noi è molto importante, perché con Fondazione Cariplo abbiamo deciso di sentirci ogni 15 giorni per fare una cabina di regia per capire come stanno andando le cose, con i numeri, quindi dire quante domande vi stanno arrivando, di che natura. Quindi il monitoraggio costante di questa procedura noi serve proprio per dare poi alla cabina di regia la possibilità di correggere, di capire cos'altro possiamo fare. Tutto questo,
questo lo dirà il Ministero, quindi possiamo andare oltre quali sono i loro riferimenti. Ecco, tutto questo noi lo stiamo anche costruendo in un sito digitale, quindi avere tutte queste informazioni, non di volta in volta solo in una mail, ma all'interno di una piattaforma dove i comuni possono ritrovarsi. Stiamo cercando con Regione Lombardia di portare questa piattaforma che adesso è nel nostro sito all'interno di un sito regionale, perché una delle misure del PNRR sono i famosi aiuti, quelli che noi abbiamo chiamato, in termini scherzosi, i garibaldini, che da 1000, adesso sono anche diventati di più, sono in giro per l'Italia per aiutare i comuni. Stiamo seguendo anche quella cosa e stiamo cercando in tutti i modi, perché è una risorsa preziosa anche quella, di valorizzarla, e ci piacerebbe che adesso questo nostro sito poi confluisse in un sito più articolato della regione Lombardia. Questo è quello che abbiamo fatto fino a una settimana fa. Già questa cosa l'abbiamo modificata da che ci siamo conosciuti, e secondo me questo livello si modificherà ulteriormente anche sulla base delle cose che ci dirà adesso l'avvocato Sandi della Ragioneria Generale dello Stato. Io farei una piccola modifica di programma, se me lo consentete, nel dare adesso la parola al dottor Andrea Rebaglio, perché Fondazione, oltre ad aver supportato ANCI, ha messo in campo altre due misure importanti sul PNRR. Per cui darei ad Andrea Rebaglio la parola per completare il quadro di ciò che noi stiamo facendo. Grazie architetto Cavras, buongiorno a tutti, anche i 300, sono diventati 333 mi sembra, i comuni collegati, no? Sono aumentati, 385, quindi aumentano di minuto in minuto. Grazie per questa occasione che ci consente di contestualizzare meglio la collaborazione tra Fondazione Cariplo e ANCI Lombardia, e anche di comunicare ulteriormente, riproporre i vari strumenti che abbiamo messo in campo e che il direttore generale Urbani prima citava. La Fondazione ha dedicato sin da subito, come si diceva prima, un'attenzione particolare al tema del PNRR per le ragioni che poc'anzi Urbani illustrava, e ha destinato delle risorse significative sia nel 22 che nel 23 a questo tema, proprio con l'idea di supportare gli enti locali del nostro territorio di riferimento, che ricordo essere la Lombardia più le due province piemontesi di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Il programma che abbiamo messo in campo include naturalmente l'attività che abbiamo appena illustrato, che l'architetto Cabras ha appena illustrato, quindi lo sportello con ANCI Lombardia, ma comprende anche due bandi, chiamiamoli così. Il primo si chiama Obiettivi Comuni ed è un bando che sostiene la progettazione degli enti locali che si vogliono candidare a bandi PNRR o a bandi comunitari, e poi un avviso invece che serve già a supportare in fase di realizzazione degli interventi. Li vediamo rapidamente per non rubare tempo al prosieguo della riunione. Il bando Obiettivi Comuni è uno strumento che abbiamo immaginato per supportare economicamente gli enti locali del territorio che citavo prima, appunto Lombardia più le due province piemontesi, nel candidare progetti sul PNRR o su bandi comunitari. Si tratta di uno strumento aperto tutto l'anno, quindi senza scadenza, che si presta naturalmente alle scadenze successive dei bandi cui applicheranno i progetti. Di fatto sostiene la realizzazione di studi di fattibilità da candidare poi su successivi bandi. Li sostiene attraverso la contribuzione che può arrivare fino a 50.000 euro e che di fatto può sostenere fino al 100%, quindi coprire fino al 100% dei cosiddetti costi addizionali, quindi l'investimento complessivo che l'ente locale si trova a effettuare per sviluppare questo studio di fattibilità. Ha un budget significativo e naturalmente sul sito della Fondazione troverete tutti i riferimenti per poter candidare questo bando e per eventualmente porre delle questioni ai colleghi del gruppo. Anche in Fondazione Cariplo abbiamo costituito un gruppo di lavoro intersettoriale che quindi coinvolge figure di tutte le aree filantropiche in cui noi operiamo, che sono l'area ambiente, l'area arte e cultura, l'area sociale e l'area dedicata alla ricerca scientifica, al trasferimento tecnologico. La seconda linea di attività vi è stata poc'anzi illustrata, quindi non la racconto nuovamente, è il frutto di questa importante collaborazione con ANCI, che tra l'altro ci ha aiutato anche a sviluppare le altre due linee e con cui c'è una
costante, in costante confronto sull'andamento. La terza linea è una linea che abbiamo immaginato per valorizzare ulteriormente quegli interventi che siano già stati sostenuti, selezionati, sostenuti con fondi PNRR. Qui l'idea è di fatto dare la possibilità agli enti del nostro territorio di sviluppare sinergie, di promuovere interventi, progetti che abbiamo definito di sistema, cioè progetti che siano in grado di mettere insieme più realtà beneficiarie di contributi PNRR. Si tratta di uno strumento che non abbiamo chiamato bando, è un avviso che consente tra l'altro un'interlocuzione abbastanza approfondita con Fondazione Cariplo, anche questo disponibile sul sito della Fondazione. Come vedete qui l'idea è di contribuire con una cifra per ogni progetto non particolarmente significativa, ma che rappresenti di fatto fino ai 500.000 euro e con un minimo di 200.000 euro, che rappresenti di fatto quel qualcosa in più che la Fondazione può mettere per favorire questa messa a sistema e questa sinergia tra progetti sostenuti con fondi PNRR. Tutti questi strumenti sono ampiamente illustrati sul sito della Fondazione e noi con il gruppo di lavoro siamo costantemente a disposizione per dare informazioni e risposte a eventuali quesiti. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio di nuovo la parola all'architetto Cabras. Grazie mille Andrea. Manca l'ultimo intervento, cui appunto avrà ancora di più una parte operativa, e prima di arrivare delle conclusioni che lasciamo appunto al segretario Redelli, noi stiamo iniziando a raccogliere qualche domanda, quindi adesso ce le facciamo stampare, così le facciamo girare, e poi prima delle conclusioni diamo magari qualche indicazione anche di media fase operativa. Prego, avvocato Sandro. Ok, buongiorno a tutti. Allora io passerò alla parte più operativa. Grazie mille. Allora, intanto mi pare che il termine che è stato usato più spesso in questo momento, durante questo incontro, è supporto. Alla fine è il concetto che ci unisce, e quindi è il ruolo che dovremmo avere e che fondamentalmente è la massima espressione del principio di sussidiarietà, cioè chi è più vicino al cittadino dovrebbe dare il massimo supporto possibile. E questa è anche appunto il concetto e la funzione che condividiamo con ANCI e con Cariplo. Vengo alla parte più operativa che rinteressa appunto la direzione generale, quindi le sette direzioni generali del Ministero Economia e Finanze, e in particolar modo che cosa abbiamo fatto in questo periodo e che cosa faremo nei prossimi mesi. La nostra attività, diciamo che è iniziata già nel secondo semestre del 2022, ma per quanto ci interessa oggi è cominciata a dicembre. A dicembre abbiamo fatto una mappatura dello stato di attivazione dei progetti e delle varie esigenze formative presenti sul territorio. Perché? Perché ci siamo resi conto che le problematiche principali, come è stato anticipato anche dal nostro direttore generale, erano due. La prima era l'utilizzo di Regis, ma soprattutto l'aggiornamento dell'applicativo rispetto appunto al dato reale. La seconda problematica più importante era quella della formazione. Il soggetto attuatore ha bisogno appunto di un aiuto nell'approccio al PNRR, perché appunto è un piano nuovo interessato da moltissima, una grande mole documentale di normativa, quindi sia appunto circolari, ma anche altra documentazione che di carattere sovranazionale, e quindi questa mappatura era finalizzata proprio a capire lo stato reale dei progetti e le esigenze che erano da raccogliere sul territorio. Poi siamo entrati un po' più nel vivo, abbiamo iniziato appunto a gennaio, questo mese,
a fare una mappatura dei progetti, però concentrandosi su tre misure, che sono appunto l'attrattività dei borghi, gli asili nido e le piccole e medie opere. Perché solo su queste tre misure? L'urgenza deriva dal fatto che queste tre misure erano quelle dove si sono rilevate le criticità più importanti. Quindi abbiamo, poi vi spiegherò come nella slide successiva, abbiamo cercato appunto di reperire tutte le informazioni relative ai comuni che appunto insistono sulla nostra macroarea in relazione a queste tre misure, per cercare di capire qual era lo stato di avanzamento effettivo rispetto a quello che noi vediamo da Regis. Perché? Perché la grossa criticità deriva dal fatto che mentre su Regis molti progetti non risultano avviati o addirittura non sono nemmeno censiti, in realtà questi progetti sono in uno stato molto più avanzato o addirittura persino in fase di collaudo. Quindi la prima finalità, lo step principale da raggiungere ora entro il mese di gennaio è quello appunto dell'aggiornamento dell'applicativo. Sappiamo che ci sono problemi di profilazione, infatti appunto come diceva il dottor Vitale stiamo cercando appunto di risolverli anche con risultati molto più che soddisfacenti, direi, proprio perché molti soggetti attuatori hanno cercato appunto di essere profilati ma non hanno ottenuto riscontro dalle amministrazioni titolari. La seconda fase è quella appunto del mese di febbraio, che ci vedrà a fianco dei comuni nella verifica di ammissibilità dei progetti, proprio perché, come sapete, i progetti PNRR devono rispettare una serie di requisiti molto stringenti, che appunto dal DNSH al doppio finanziamento, alle verifiche sul titolare effettivo, che appunto molto spesso mettono in difficoltà il soggetto attuatore, specialmente per quei comuni che si sono trovati dall'oggi al domani con dei progetti che prima non erano PNRR, vedi quelli appunto della legge 160 per l'efficientamento energetico, e poi si sono appunto trovati magari anche a progetto quasi concluso ad essere appunto inseriti, censiti su Regis e quindi dover alimentare il sistema applicativo. A seguito della verifica di ammissibilità, che appunto verrà fatta a fianco dei comuni, non è un controllo ma è, come dicevo prima, un supporto, ci sarà appunto la terza fase, che è quella che speriamo di raggiungere a marzo nella gestione del progetto e quindi dell'assistenza appunto nella realizzazione del progetto da erogare al comune, e poi nei mesi successivi questa mappatura e questo appunto questo tipo di supporto, di affiancamento verrà esteso a tutte le misure del piano. E quali sono gli strumenti messi in campo? Come vi diceva, vi è stato detto prima, abbiamo innanzitutto creato una casella di posta. Quello deve essere il canale diretto degli enti locali, degli enti del territorio, per appunto trasmettere quesiti di qualsiasi tipo relativi al PNRR. Quindi sia quesiti di natura tecnica, quindi quesiti, noi abbiamo anche il compito di raccogliere richieste di assistenza tecnica, e sappiamo appunto che il grosso ostacolo è rappresentato dall'utilizzo di Regis, sia appunto quesiti di natura più generica. Poi vi farò vedere uno dei tanti quesiti che ci stanno arrivando, dove appunto si richiede appunto supporto anche per l'interpretazione della normativa, oppure per affrontare questioni attinenti agli appalti, al codice appalti, eccetera. E come abbiamo raccolto i dati che vi sono stati presentati prima? Siano stati trasmessi due questionari. Il primo questionario, che non so se potete cliccare, magari possiamo anche vederlo. Se possiamo cliccare sul primo, nota presentazione DG, se riuscite, altrimenti no, sotto, nota presentazione DG, non è quello lì, non importa, è uguale. Lo racconto io, torno alla slide.
E sono stati trasmessi due questionari, come vi dicevo, i questionari sono in modalità web form, quindi di molto semplici da compilare. Il primo con il quale appunto era possibile raccogliere le esigenze formative dei soggetti attuatori e lo stato di attivazione o meno dei progetti, e il secondo che invece era specifico per le tre misure. In merito al secondo ci tengo a esortare i comuni che non l'avessero già fatto di trasmetterci appunto questi questionari, questo questionario compilato. Perché? Perché mi rendo conto che è un onere aggiuntivo per voi, ma è appunto per il vostro bene, nel senso che questa mappatura è finalizzata a portarvi il supporto di cui avete bisogno nella gestione di questi progetti. Quindi appunto questi sono i due strumenti con i quali siamo riusciti a diciamo a raggiungere quasi la totalità dei progetti che interessano la nostra area. L'organizzazione di momenti formativi. Già dallo scorso anno, da novembre, abbiamo iniziato a raccogliere le esigenze formative sul territorio, sia con le regioni, sia appunto con le prefetture, e abbiamo appunto, potendo beneficiare di questo canale diretto che abbiamo con il servizio centrale della Ragioneria Generale dello Stato, abbiamo potuto organizzare degli incontri dove hanno partecipato anche rappresentanti dell'assistenza tecnica Regis. Questi incontri, che di solito vengono organizzati con collegamenti da remoto, sono interattivi, e quindi diciamo coloro che sono riusciti a partecipare a questi incontri hanno avuto la possibilità di risolvere numerosi dubbi, perché l'assistenza tecnica era in diretta appunto disponibile a rispondere a qualsiasi appunto quesito che è stato posto. E l'ultimo appunto, che è l'ultimo obiettivo che c'è, l'ultimo strumento che ci porta qui oggi, è appunto la collaborazione con ANCI, e quindi la possibilità di creare un dialogo collaborativo in modo tale da prestare il massimo supporto possibile ai comuni interessati dai progetti. Un esempio, diciamo, riportando alle criticità che abbiamo rilevato in questo periodo, che sono sempre oggetto di reporting alla Ragioneria Generale, sono appunto difficoltà nella profilazione, la mancata associazione dei CUP, perché molto spesso sappiamo che il comune è censito su Regis, è profilato, ma non vede i CUP sui quali deve operare, errori nei dati presenti su Regis che devono essere aggiornati, e poi le questioni di carattere più strutturato, quindi la problematica relativa ai progetti in essere, l'accesso al fondo opere indifferibili, che sappiamo che in questo periodo sta preoccupando molto i soggetti attuatori, visto la tempistica anche del 30 gennaio, la scadenza, quesiti di natura contabile, e su questo noi possiamo garantire un supporto avendo appunto un canale diretto con Arconet, e varie questioni dalla rimodulazione del finanziamento al quadro economico. Questo è un esempio, proprio uno dei più recenti. Per esempio diamo anche supporto, a proposito appunto del fondo opere indifferibili, un esempio di supporto che è stato dato, uno dei tanti. Il punto è che il nostro ruolo non è solo di appunto aiuto nella gestione delle profilazioni, non facciamo solo quello, siamo appunto strutturati in un team di 88 funzionari e 14 dirigenti, come diceva prima dottor Lucia, costante disposizione per i soggetti attuatori. Su questo aspetto vorrei precisare che la casella si chiama Milano, ma non è riservata solamente a Milano. La casella è Milano, ma viene gestita tramite appunto in modo automatico, e quindi ogni volta che arriva un quesito, davanti al quesito viene messa la sigla della provincia di riferimento, e in tal modo la mail viene smistata all'interno di varie sottocaselle e viene gestita dai funzionari di quel presidio. Ogni mail viene appunto riscontrata mediante una firma di un funzionario che mette a disposizione appunto il suo numero di telefono,
il suo nome e cognome in modo tale che sia possibile chiedere appunto sapere con chi parlare nel caso in cui il problema non venga risolto e quindi questo è il al fine di garantire il massimo supporto possibile perché sappiamo che in questo momento appunto l'approccio alla gestione del piano, soprattutto il monitoraggio, è abbastanza complesso. E niente, chiudo con l'ultima slide, che mi auguro, oltre a essere una citazione, sia anche una premonizione, perché molte mani rendono il lavoro leggero, speriamo che la collaborazione di tutti lo renda davvero. Grazie. Grazie Avvocato Sandi, ecco, le chiederei se lasciamo quest'ultima, così rimane la mail. Noi siamo nel giusto tempo, io ho ricevuto alcune domande, per cui prima di dare nelle conclusioni al segretario Redelli provo a fare una mia sintesi operativa, che è la stessa cosa che faremo appena chiudiamo qua, perché poi capiremo come iniziare a rispondere operativamente. La prima, la cosa che facciamo necessariamente è mettere insieme i due sportelli, cioè quando un comune scrive a noi un quesito, noi immediatamente lo rigiriamo al MEF, alla ragioneria territoriale dello Stato e quindi a questa organizzazione. Che cosa facciamo in più? Che cosa stiamo imparando a fare in questi giorni? Proprio sulla base dei nostri esperti proviamo a impostare delle risposte. Iniziamo già a, sulla base delle nostre conoscenze, sulla base delle FAQ che abbiamo già visto, a inoltrare a voi dicendo il Comune ci chiede questa cosa, secondo noi in base al testo che ha scritto il Ministero, alle linee guida, quindi citando bene quali sono i riferimenti, ve la mandiamo anche per rendere più agevole il vostro lavoro. Quindi dove noi pensiamo che la risposta sia quella, ve la preimpostiamo, appena voi ci date l'ok, noi la rigiriamo. Quindi tenere insieme le cose, da una parte il vostro sportello, dall'altra il nostro. Qual è l'obiettivo? È fare le FAQ. Cioè iniziare rapidissimamente a costruire un luogo, davvero per mille motivi, nessuno è stupido e nessuno è qua ha voglia di far perdere le mani, e quindi soprattutto questi comuni, ma la stanchezza può essere tanta, quindi può essere che qualcuno davvero per mille motivi non l'ha vista, lo guidiamo con delle FAQ, quindi è i vostri materiali sicuramente, perché le FAQ le farete voi, perché noi non possiamo far FAQ, per cui noi possiamo aiutarvi a costruirle, a renderle visibili, e quando un comune ci chiama a mandarlo sulle FAQ. Quindi teniamo insieme gli sportelli, lavoriamo sulle FAQ. Finisco subito. L'altra, e ho due esempi, costruire dei webinar che hanno senso, nel senso che se i comuni iniziano a chiederci tutti quel quesito lì, appunto le opere indifferibili, noi sappiamo che ANCI Nazionale ha fatto un bellissimo, il 9 gennaio ANCI Nazionale ha fatto un bellissimo webinar proprio con le sedi centrali. Molto ovviamente non è bastato. E quindi noi dobbiamo ritornare su quel tema e ricapire attraverso un webinar che cosa non è stato capito. Quindi la ripetizione in questo caso è utile. E un altro tema su cui potremmo riflettere su un webinar, ad esempio, è il ruolo di Invitalia. Perché sappiamo che il ruolo di Invitalia sull'edilizia scolastica è strutturale. Allora, anche da questo punto di vista, non ci divertiamo a fare webinar, ma forse è utile in quel momento farlo e capire perché e i quesiti che vengono. I webinar servono per fare le FAQ, per poter dare a tutti una risposta. E farlo insieme per noi è strategico. Quindi, ridarvi la parola, operativamente i comuni ci stanno chiedendo, l'ha già anticipato lei, dottor Sandi, io ho alcuni comuni nella parte scritta che dicono abbiamo chiesto di inserire il CUP, è passato un po' di tempo, non riusciamo a capire perché non si vede. Quindi sul CUP, su quelle che ci hanno scritto adesso, ne abbiamo tre, quindi sappiamo che c'è un problema di CUP. C'è il comune di Carugate che ha già posto un quesito molto articolato e che noi li abbiamo già recepito, quindi dico il comune di Carugate l'abbiamo già inoltrato al MEF perché questo è veramente più articolato questo quesito, quindi non è un sì o un no, per cui immagino che ci sta ascoltando perché ci ha riscritto il quesito. Noi a breve, nell'arco appunto delle 72 ore, 24 ce le siamo già giocate venerdì, ne abbiamo ancora due giorni, quindi entro mercoledì dobbiamo dargli una risposta al comune di Carugate e risponderemo, perché questa non è una cosa che possiamo trattare qui in questo momento. Su invece un altro quesito che ci viene posto dal comune di Cermenate sui bandi digitali, sì, lo ridico, noi ci stiamo concentrando su 5 linee, il ministero si sta concentrando su 3. Tutto quello che arriva non è che non lo guardiamo, noi lo prendiamo comunque, lo mandiamo alla vostra organizzazione territoriale e viceversa faremo lo stesso. Quindi stiamo concentrati su queste, ma trattiamo anche gli altri temi. Quindi l'operatività è PNRR, punto supporto,
rts.milano@mef.gov.it è la mail del Ministero, importantissima, importantissima. Noi abbiamo, per il lavoro di supporto che stiamo facendo su quelle cinque linee, quindi anche noi siamo un punto di riferimento, e con l'Avvocato Sandi ci si sente ormai tutti i giorni, tanto per capire qual è la relazione, vi chiediamo anche di utilizzare ANCI, che è sportello@anci.lombardia.it. Quindi quando scrivete a noi, noi vediamo la domanda, proviamo una risposta, la condividiamo con me e poi ve la restituiamo. Quindi questi sono i due indirizzi. L'ultima battuta operativa alla dottoressa Sandi e poi darei la conclusione al segretario Redelli. Prego. Sì, mi aggancio solo a quello che ha detto lei. Per quanto riguarda le FAQ, assolutamente è uno strumento indispensabile. Molte delle risposte ai quesiti che ci vengono posti si trova sulle FAQ. Non tutte le risposte, ma diciamo che un buon 50% può essere filtrato dalle FAQ. Ecco perché appunto come barriera all'ingresso abbiamo già fatto un'informativa che è l'informativa 219 che è stata pubblicata sul nostro sito stamattina e anche sul sito dell'ufficio scolastico regionale, e proprio perché sappiamo che molto spesso i comuni non per disinteresse ma magari per una mancanza di informazione non riescono a leggere tutte le circolari e non riescono a leggere le FAQ. Le FAQ sono uno strumento che vi consiglio caldamente di leggere prima di porre qualsiasi quesito, perché molto spesso la risposta che vi diamo noi la troviamo appunto su questo strumento. E altra cosa per quanto riguarda i CUP, molto spesso non sono attivi e quindi il comune non può operare perché è stato profilato dall'amministrazione titolare ma non è stato associato a quel determinato CUP. Queste problematiche le possiamo gestire noi, potete mandare una richiesta allegando il file di censimento di richiesta di profilazione che era allegato alla nostra PEC che avete ricevuto, ma è anche reperibile su Regis nella sezione documenti. Quel file lo compilate inserendo appunto i dati del CUP per i quali non siete stati profilati e potete trasmetterlo alla casella di supporto. E basta, non tolgo la parola. Grazie. Solo mi diceva giustamente il presidente Guerra, bello, avete detto le FAQ qua, ma dove sono le FAQ? Cioè dove il comune dove va? Aspetta. Allora noi diciamo solo questo, quello che vi abbiamo fatto vedere nel nostro sito per quelle cinque misure che stiamo trattando, noi lì dentro per ciascuna misura abbiamo messo i riferimenti del ministero competente dove trovate le FAQ. Siccome è complicato leggere, i comuni devono far tanto, quello che stiamo cercando di fare è di provare a leggercela anche noi, quindi di portarvi subito sulla risposta. Quando ci fateci tutte le domande di questo mondo, sarà cura nostra dirvi la trovate lì la FAQ. Il MEF adesso, cioè la Ragioneria Territoriale dello Stato, ha costruito, anche ci darà adesso l'Avvocato Sandi un riferimento, noi metteremo nel sito di ANCI per avere un unico luogo quelle che stiamo trattando con voi e quelle che trattate voi, in modo che abbiamo, il comune sa che nel nostro portale trova le FAQ delle misure che stiamo facendo e non diventa matto. Sì, diciamo che le FAQ, quelle che conosciamo tutti, sono sul sito Italia Domani. Quindi sul sito di Italia Domani abbiamo tutte le FAQ che utilizziamo anche noi come strumento appunto di risposta ai quesiti. Parallelamente a questo ci sono le FAQ che stiamo tra virgolette creando noi, perché appunto la FAQ non è altro che una domanda isolata che poi diventa standardizzata, e appunto quelle per quel tipo di quesiti che si stanno ci stiamo accorgendo appunto si stanno ripetendo, stiamo appunto anche noi creando appunto un link sul nostro sito da cui appunto arrivare alle FAQ, e abbiamo questo canale diretto con voi, quindi non appena sarà pronto vi daremo subito informazione su questo. Davvero, nel dare la parola a Rinaldo, perdonami, quando dice lo stiamo facendo noi, un comune legge da fuori, dice scusate ma qui ci stanno facendo due volte la stessa cosa, le FAQ, no. Allora, stiamo imparando adesso, in questi giorni, siccome non c'è tempo da perdere, tutto dove possiamo fare sinergia faremo un unico punto. Dove non ci sarà un punto è perché qua stiamo parlando col Ministero, noi siamo ANCI. Sicuramente i comuni ad ANCI Lombardia, essendo la vostra associazione, potete scrivere qualunque cosa, anche del tipo, a noi potete dirlo, anzi dovete dirlo, continuiamo a non capire. Ed è giusto che voi ci facciate questa domanda, ed è giusto che ANCI Lombardia si ponga il problema. Magari non lo può dire al Ministero, a noi sì. Penseremo noi poi come trattarlo col Ministero stesso. Scusami Rinaldo, a te le conclusioni.
abbiamo atteso questo momento. Niente, come abbiamo capito tutti, ci troviamo davanti a un momento eccezionale. Un momento eccezionale richiede interventi eccezionali. Da quando abbiamo capito che i comuni venivano interessati da ingenti risorse e ingenti compiti e oneri, noi abbiamo deciso di occuparci come ANCI nel loro sostegno, perché evidentemente i comuni hanno anche altre attività che contemporaneamente devono mandare avanti. Non è che le attività, il resto si blocca. Quindi, oltre alle attività ordinarie e magari progetti che hanno già in corso, che poi tra l'altro magari rientreranno nel PNR anche loro, devono continuare quotidianamente a svolgere le loro attività. Ecco, noi intanto in questo momento eccezionale come ANCI Lombardia garantiamo che comunque il nostro supporto per tutto il resto proseguirà, anche se abbiamo dedicato una parte rilevante del nostro personale, delle nostre risorse umane a seguire questo tema. Sicuramente continueremo anche a seguire i comuni per tutto il resto. Io è parecchi anni che ormai seguo ANCI Lombardia, voi lo sapete, e raramente ho visto un momento così bello, devo dire, di particolari sinergie tra istituzioni e di collaborazione. Quindi sono molto contento di questo e sono sicuro che questa attività, questa sinergia, anche in futuro potrà essere utilizzata anche su altri temi e altri argomenti. Veniamo in particolare al discorso di oggi. Intanto, voi sapete, ANCI Lombardia è un'articolazione dei ANCI nazionali, per cui evidentemente questa attività che oggi presentiamo è un'attività condivisa e sostenuta dalla nostra ANCI nazionale, che ci ha invitato a fare bene e ad essere anche da modello per le altre ANCI regionali sul territorio nazionale. La competenza della ragioneria territoriale del Nord-Ovest riguarda anche i comuni associati al Consorzio Celba della Val d'Aosta, dell'ANCI Liguria, dell'ANCI Piemonte. Quindi siamo un corpo numeroso, forse il più numeroso d'Italia come numero di comuni interessati. Noi sul PNR fino ad oggi abbiamo già fatto oltre 110 circolari proprio solo specifiche su questo tema. Sono tutti circolari che ci derivano anche da informazioni che ci trasmette ANCI Nazionale, che comunque continuerà anche nei contatti diretti con i vari ministeri competenti delle varie misure. Ma è cosa bella che abbiamo saputo che adesso non abbiamo un referente unico, perché in questi anni di mia esperienza non vi dico quante comunicazioni ho ricevuto dai comuni che ho scritto il quesito al ministero competente e nessuno mi ha risposto. Ecco, adesso quindi noi abbiamo da oggi un luogo, delle persone, che un'istituzione che ci risponderà, e questo, credetemi, è una cosa molto rilevante. Chiudo il mio intervento però lanciando un allarme, perché è chiaro che tutti i comuni hanno scarsità di risorse umane, quindi sono in difficoltà col personale, qualcosa si è mosso, ma però ancora c'è da recuperare molto spazio. Sono preoccupato per le attività di rendicontazione, perché se la prima, il primo obiettivo è stato quello di ottenere le risorse e il secondo obiettivo sarà quello di realizzare, far atterrare, come si dice, le risorse, il terzo obiettivo sarà avere tutta la documentazione pronta per i controlli che seguiranno. E devo dire che avere con noi, avere il supporto di chi prima dovrà fare il monitoraggio e poi fare gli audit di verifica e di controllo è importante, perché potremo avere tutte quelle informazioni, quella formazione che ci consentirà, che consentirà ai comuni di prepararsi non alla fine del processo, ma già durante il processo, a standardizzare le modalità di archiviazione, per esempio, dei documenti cartacei, perché molti pensano che tenendoli solo virtualmente sui computer, sui server, possa essere già sicuramente già una cosa positiva, ma i controlli si effettuano anche sui documenti originali. Quindi questo sarà importante che tutti lo comprendiamo. I comuni che hanno già svolto dei progetti finanziati
con soldi comunitari le conoscono già queste procedure, ma molti, non avendo avuto questa esperienza, non le conoscono. Ed è quindi importante partire, magari cominciando a identificare, oltre al responsabile PNRR del comune, anche qualcuno responsabile della rendicontazione. Perché io, Anci Lombardia ha in corso, ne ha fatti già alcuni, molti, e ne ha in corso 25 di progetti con finanziamenti vari. Quindi sappiamo esattamente cosa ci vuole, che risorse umane necessitano e che impegno ci vuole per la rendicontazione. Perché guardate che il rischio potrebbe essere che alla fine o la parte finale del finanziamento o il finanziamento che è stato erogato ma non è scaricabile, non è rendicontabile, verrà chiesto in restituzione. Quindi è un allarme che lancio contemporaneamente, mentre noi ci sforziamo di attivare queste risorse, di realizzare le opere per cui ci sono stati ottenuti finanziamenti molto meritevolmente, perché devo dire i comuni si sono dati da fare in questi ultimi anni per andare alla caccia delle risorse, non ne trovavano localmente, solo attraverso queste iniziative riuscivano a realizzare delle opere extra amministrazione, e quindi ritengo che noi ci impegneremo anche magari con la collaborazione della ragioneria a trovare un metodo di comunicazione. Se ci sarà qualche necessità di formazione specifica la metteremo in campo, in modo che tutti sappiano che questo lavoro che stanno svolgendo deve avere una metodologia ben precisa e finalizzata a dimostrare che tutte le procedure sono state fatte in modo corretto e nello stesso tempo sono archiviate in modo facile da reperire nel momento che ci sarà la richiesta di una manifestazione dei documenti relativi. Quindi io mi fermo qui, però evidentemente non vorrò chiudere io il webinar di oggi, lascio quindi la parola al nostro presidente per la vera conclusione. No, basta, io poi chiedo, intanto ringrazio il dottor Vitale, il dottor Urbani e tutti gli intervenuti, e lascio magari al dottor Vitale se vuole fare una chiosa conclusiva. Io tengo solo a dire una questione che è detta da un fiero sostenitore delle autonomie locali, comunali, può sembrare molto forte, però non lo è. Maurizio Cabras poco fa diceva: mandate, questi sono i due indirizzi, quelli che arrivano a noi poi li giriamo a loro. Allora dirò una cosa: mandate le questioni, allora le questioni che riguardano temi politico-istituzionali sui quali fare un'iniziativa, dire che bisogna prorogare dei termini, oppure dire ma io sono in difficoltà perché non ho il personale, non ho la cosa, mandateli a noi tranquillamente, noi siamo ANCI e facciamo questa parte. Tutte le questioni che riguardano le difficoltà, i problemi, i dubbi sulle procedimenti che attengono ai bandi della PNRR, mandateli all'indirizzo che vi è stato dato del MEF e per conoscenza, così ci stiamo, ma mandateli lì. Cioè, ecco, cominciamo a sfruttare al meglio questa opportunità di avere un canale unico. Avere un canale unico, dire ai sindaci, agli amministratori, ai dirigenti, ai funzionari, guardate che passate da lì, poi ditelo anche a noi, perché vi aiutiamo, faremo la nostra parte, capiremo assieme alla ragioneria cos'è di competenza dell'uno, cos'è di competenza dell'altro, cosa ci sta. Però ecco, tengo a dire che se una cosa importantissima questo accordo, di questa collaborazione ce l'ha, è quella di fare uno sforzo per canalizzare, unificare, centralizzare nel modo più efficiente il rapporto dei comuni con questa partita così, così difficile. E dopodiché abbiamo già qualche tema per i prossimi webinar, nel senso, no, da quello sulla rendicontazione, sull'organizzazione delle cose, cioè ci sono tematiche sulle quali avremo da lavorare, da fare altri incontri, altre iniziative. Per intanto grazie davvero ancora e andiamo avanti a lavorare. Dopo Vitale, se...
Io volevo solo dirvi che siamo umani, nel senso che ce la mettiamo tutta, ci proviamo fino in fondo, ma la panoramica che è stata fatta prima con la telecamera è quella di persone vere, concrete, che proveranno a dare le risposte su tutto. Però ripeto, siamo umani e anche noi abbiamo bisogno a volte di capire dove orientare i nostri sforzi e come riuscire a dare delle risposte. In tutto questo il Presidente è stato troppo buono, ma io ripeto che ANCI per noi è fondamentale perché prima di tutto raccoglie, come mi sono permesso di dire al Presidente in modo un po' così confidenziale, il muro del pianto dei comuni, e quindi è giusto che i comuni si rivolgano ad ANCI per tutte quelle che sono le problematiche anche di carattere organizzativo. Quelle un po' più tecniche magari le tratteremo insieme e vedremo un po' come risolvere questi problemi. Tre cose velocissime proprio per chiudere. La prima, vorrei ricordare a tutti che Regis è il certificatore. Se non si entra in Regis, i soldi non arrivano, questo deve essere chiaro. Perché poi ci sono tante piattaforme che si mischiano, quindi è importante sapere che Regis è lo strumento fondamentale di certificazione dei progetti. Senza quelli non si va da nessuna parte. La seconda che è questa. Prima è passata in una slide delle vostre, è passata del discorso degli endoprocedimenti. Ecco, noi non ci occuperemo solo di quelli che sono gli aspetti più tecnici e le risposte più tecniche su appalti, ma se avete anche una difficoltà per il rilascio della certificazione della sovrintendenza, noi ci siamo da questo punto di vista, e ANCI in questo ci può dare una mano. Anche qui la sinergia si può benissimo creare. La terza invece, che riporta l'ultima slide che è stata proiettata, quella delle mani che si devono incrociare e fare sintesi comune e massa critica, ecco, facciamo tutti lo sforzo di trovare e leggere le risposte laddove già esistono. Noi cercheremo di indirizzarvi, perché questo, visto che è un'esigenza che è uscita oggi, cercheremo di indirizzarvi sulle risposte già esistenti. Molto spesso le troverete di già le risposte alle vostre domande. Dobbiamo fare tutti uno sforzo di, come dire, analisi e di studio un po' più approfondito e poi mettere a fattor comune tutto ciò che abbiamo imparato insieme. Io mi fermerei qui, Presidente. Sì. Grazie. Chiudiamo con 380 partecipanti, quindi vuol dire che abbiamo ottenuto, uno, il risultato che volevamo nell'informare, due, nel tempi, sono le 4, quindi ci abbiamo promesso che chiudevamo in un'ora e mezza, l'abbiamo fatto. L'ultima informazione è che queste... No, l'altra cosa che volevo dire è che questo webinar di oggi verrà messo nel sito di ANCI, verrà mandato a tutti i comuni, e insieme al webinar manderemo anche le slide che abbiamo illustrato, quindi tutti questi materiali poi saranno a disposizione. Lo diceva Guerra, lo diceva il dottor Vitale, dobbiamo chiudere anche perché dobbiamo rispondere alle domande, quindi siamo già un po' in ritardo, e organizzeremo quanto prima appunto i prossimi momenti informativi e formativi. Ecco, dobbiamo tornare a lavorare, quindi grazie davvero a tutti e a tutti. Grazie ancora.